Ancora in piazza i sindacati CGIL, CISL e UIL con i lavoratori della sanità calabrese pubblica e privata per rivendicare un vero cambio di passo alla struttura commissariale, alla regione e alla governance di tutte le strutture. È trascorso un anno dall'ultima manifestazione sulla sanità, spiegano i sindacati, ma i nodi cruciali sono ancora risolti, a partire dai riconoscimenti economici come l'indennità Covid, alle assunzioni, al rinnovo dei contratti in scadenza. Abbiamo necessità di rivedere i piani di fabbisogno di tutte le ASP in Calabria, perché quei dati dei fabbisogni sono riferiti al piano di rientro del debito. Non si può fare salute e sanità con la calcolatrice in Calabria, bisogna farlo sulle reali esigenze dei diritti dei malati e dei cittadini calabresi. Chiediamo un immediato superamento di questo precariato che continua ancora ingiustificato a lavorare nella sanità. Chiediamo subito lo scorrimento delle graduatorie e procedure concorsuali per reclutare nuovo personale. Noi bisogna poi con questo organizzare le reti, vanno riorganizzate la rete territoriale e le reti ospedaliere e chiediamo al governo regionale che si faccia carico immediatamente a corrispondere a questi lavoratori che hanno lavorato, hanno garantito servizi in questo settore, di corrispondere quell'indennizzo che il governo centrale ha già stanziato per questi lavoratori e che da un anno non si capisce che fine hanno fatto queste risorse. Ci sono bilanci che non vengono chiusi perché ci sono stati buchi degli anni precedenti, ci sono delle responsabilità pregresse, ma chiaramente bisogna anche ripartire e fare punto zero. Abbiamo chiesto al ministro Speranza da diverso tempo di azzerare quel debito della sanità, perché se non si azzera il debito della sanità, che non può essere pagato dai calabresi, fatto anche durante i periodi di commissariamento, quel debito non si può ripartire. Nulla è stato fatto rispetto a un anno fa, addirittura gli adempimenti che prescrive il decreto Calabria bis per quanto riguarda per esempio i piani triennali di edilizia sanitaria. Abbiamo un fiume di risorse che non sono state utilizzate. Siamo qui per chiedere il riconoscimento del bonus Covid che tutte le aziende, tutte le regioni hanno erogato tranne la Calabria. E siamo qui per garantire l'occupazione che allo Stato rischia di fallire. Siamo ancora fermi a una cognizione di tagli, di risparmi, che opera prevalentemente sul personale invece che guardare ai beni e servizi, che sono il vero problema di sprechi e cattiva gestione della spesa nelle aziende sanitarie e nel sistema sanitario in Calabria.